Liberi.tv, Riccardo Cristiano a Cosenza per il primo Pride cosentino. Non potevamo non intervistare il segretario dell'Arcigay appunto di Cosenza, che ha appunto curato insieme a tutta l'Arcigay di Cosenza questa coloratissima, bellissima manifestazione. Poi tu fai anche parte del Comitato Nazionale, Silvio Cilento. Ciao, ciao a tutti i teleascoltatori certo. Di Liberi TV. Siamo qui in Piazza Loreto, la piazza è abbastanza piena, stiamo aspettando i carri, stiamo aspettando ancora persone, sicuramente saremo ancora qui per mezz'ora e ci avvieremo per questo percorso molto ricco del Cosenza Pride. Tra l'altro possiamo anche dire che voi in questa settimana, in questi giorni, avete creato vari eventi dove avete rimarcato quelle che sono le libertà, ma soprattutto le battaglie di Arcigay in tutti questi anni, come tu hai curato una bellissima, come moderatore, un convegno sul transgenderismo, sulle persone transgender e sul cammino che queste persone fanno all'interno della società. Io ho visto che la marcia sta iniziando, ti voglio chiedere semplicemente di darci un piccolo saluto e di augurarci quello che poi alla fine ci state augurando, cioè la bellezza di questa città. Sì, ci siamo accorti che c'è una Cosenza che vuole aprire il cuore all'amore ed è molto vicina ai diritti LGBT. C'è una Cosenza che accoglie, una Cosenza non inclusiva, speriamo sia così per tutta la Calabria, speriamo che l'anno prossimo possano partecipare anche al Cosenza Pride tutti coloro che non hanno avuto il coraggio di farlo quest'anno. Quindi cari ragazzi e ragazze, tutti, anzi gay, lesbiche, bisex, transgender, etero, la marcia è iniziata, sta iniziando, Cosenza è piena di comuni che hanno aderito e l'Arcigay di Cosenza, ora mi sto impallando io con il suo bellissimo segretario Silvio Cilento, vi auguro un buon Pride. Ciao a tutti, buon Pride.